Ciao a tutti, bentornati. Vi avevo già anticipato che ci sarebbero stati dei video spacchettamenti dei vari Black Friday, quindi non poteva mancare lo spacchettamento del Black Friday di Sephora, perché chiaramente io ho fatto acquisti anche, in realtà questo è un acquisto fatto al Cyber Monday, neanche al Black Friday, perché al Black Friday Sephora mi ha deluso un sacco. Come sempre, io intanto tolgo la mia bustina. Tra l'altro il pacco è molto natalizio. Vi dicevo infatti che secondo me Sephora al Black Friday è un po' deludente, semplicemente perché si riserva tutto per il Cyber Monday, così infatti ho fatto io, perché temevo e sospettavo che magari il lunedì avrebbero fatto degli sconti belli pazzi e interessanti, perché di solito magari si limitano a scontare di pochissimo qualche prodotto o qualche brand nello specifico, quindi conviene secondo me aspettare, perché al Cyber Monday secondo me conviene comprare. Però andiamo a vedere io che cosa ho comprato questa volta. Ho preso cose che diciamo volevo, che in realtà scorrendo lì ho detto ah, questo mi serve, questo lo voglio, altre cose che erano nella mia wishlist. Una delle cose infatti presenti sulla mia wishlist di Sephora era sicuramente lei, la palette di illuminanti di Dior, di nello specifico Dior Backstage. Che bella, quanto è bella, solo il packaging mi fa impazzire. Ha all'interno questi colori, ci sono credo quattro varianti o tre varianti, io ho scelto quella che più si addice ai miei colori, a quello che utilizzo, quindi degli illuminanti un po' più freddi, se non per questo qui che è un bronzo, il resto si avvicinano un po' di più a quelli che sono un po' i miei colori, tipo questo rosato, anche se io utilizzo poco l'illuminante tendente al rosa, questo champagne bello e anche questo bianco avorio molto bello, e io non li voglio neanche sbocciare perché mi dispiace, ma voglio provare questo qui bianco, ecco lo swatch, e anche il rosa. Ma proviamoli tutti, dai, ma proviamoli tutti. Io avevo visto le recensioni, non so se riuscite a vedere dalla telecamera, magari vi farò delle riprese un po' più da vicino. Sono degli illuminanti con una luminosità, ma allo stesso tempo hanno questa polvere super super sottile, quindi soprattutto per chi magari soffre di pelle mista, dove le discomie soprattutto in questa parte sono più evidenti, questa tipologia di finish secondo me è migliore, o meglio enfatizza meno le discomie e i difetti. Poi comunque, dovendo spendere una bella cifra, ho comunque optato per dei colori che io vado ad utilizzare, che si avvicinano anche ai miei colori, e questa qui infatti c'è scritto dietro la colorazione 04 Rose Gold, con chiaramente anche i nomi delle cialde, quindi sono davvero molto contenta, sono felice di questa palette, la terrò con tanto amore. Poi altra cosa che ho preso è una palettina natalizia di Too Faced, io adoro queste palette, se mi seguite sapete che quest'estate invece ho preso la versione estiva, io le trovo comode, di qualità, io poi ho capito che adoro le palettine piccole, non amo particolarmente le palette troppo grandi, le trovo scomode e io personalmente ricerco sempre magari le palettine un po' più piccole, magari queste sono cose che sto scoprendo adesso. E poi questa qui era natalizia con pan di zenzero, infatti si chiama Gingerbread Spice ed è troppo bella, e ha questi colori anche molto interessanti, troviamo questi due viola, che questo viola e questo ciclamino bellissimo, fucsia, bellissimo, a parte l'arancio che non c'entra nulla con me, tutto il resto secondo me può andare bene. Arancio a parte, sì, magari sull'arancio ci possiamo anche lavorare sfumandolo magari con qualche altro colore, anche con questo viola, magari facendo un po' di transizione. La profumazione, a differenza dell'altra che possiedo, è un po' più intensa, sento una spezia tipo cannella, forse proprio pan di zenzero. Comunque è meravigliosa, anche come regalo di Natale secondo me può essere molto apprezzata, anche perché non costa tantissimo, siamo sulle 25-30 euro, l'ho presa anche in sconto lei.
Altra cosa che ho preso, sempre di Dior, altra cosa che volevo, non è, voi secondo me vi aspettate il mio amatissimo balsamo per le labbra, è sempre un balsamo per le labbra, ma questo qui invece è il Color Reviver Cherry Oil, non è altro che un gloss, un balsamo composto da olio che va a ravvivare il colore anche un po'. Buona la profumazione, a ravvivare il colore e anche a rimpolparle, e è piccolino il formato, è da 6 ml, ha un prezzo non proprio contenuto, però avevo bisogno di qualcosa che mi andasse a idratare, essendoci appunto degli oli all'interno, va a idratare tantissimo le labbra, in questo periodo io poi ho le labbra davvero molto secche, io vorrei anche vedere un po' la consistenza, è praticamente trasparente, sembra di questo rosa, ma in realtà è completamente trasparente. La profumazione sa di fresco, secondo me all'interno un po' di menta, proprio perché dovrebbe andare a rimpolpare anche un po' le labbra. E che altro ci dice? Sì, quasi sono gli effetti che dovrebbe donare questo prodotto e sono molto contenta. Finirà secondo me molto in fretta, peccato, andiamo a pulirci la mano però. Poi altra cosa che ho preso, allora ho preso di questo brand, ma ogni volta ho voluto fare questo acquisto perché durante il Black Friday, soprattutto in tema skincare ma anche make up, perché poi vedrete anche qualcos'altro, ho voluto prendere qualcosa che fosse diciamo un brand italiano, e quindi anche in questo haul Sephora, in questi acquisti di Sephora, ho voluto inserire anche un brand italiano che in realtà ho scoperto essere un brand italiano, e sto parlando di Face D. In realtà ho preso due cosine, ho preso una maschera in tessuto al idratante, in realtà è anche una maschera esfoliante con 16% di idratazione e radiance, quindi idratazione e anche illuminante, quindi vedremo, non conosco, ripeto, questo brand, ma ero curiosa già da un po' di provarlo. E ho preso anche una crema contorno occhi ed è, dovrebbe andare a ridurre anche, dice, visibilmente le rughette, l'espressione. Questo è da 15 ml. Quindi ho voluto fare questa cosa anche un po' pensata, quindi ho fatto un acquisto sì, un po' pazzo, ma anche con una cognizione. Quindi vediamo un po' com'è il... Ecco, perché sta già uscendo? No, forse perché male, malissimo, molto male. Vabbè. Quindi infatti ci dice dietro Made in Italy e sono curiosa di provarlo, anche perché proprio perché era un brand che bramavo e che avevo adocchiato da un po', se possiamo fare del bene magari alle nostre aziende, al Made in Italy, io magari lo faccio con piacere e mi va magari di sponsorizzare aziende italiane, quindi vediamo un po' anche questo brand che cosa ci dirà, che cosa riserverà. Infine, ultima cosa, ma non per importanza, di questa sono stracuriosa, sono dei rossettini di Pat McGrath, chiaramente in formato mini, ma sono bellissimi anche solo il packaging. Mi dispiace anche aprirlo, vi dico la verità, tra l'altro all'interno ha anche delle paillette, e mi dispiace da morire davvero di doverlo aprire, ma dobbiamo farlo. Andiamo a... questo forse è uno dei pochissimi unboxing che mi dispiace fare, ma devo capire come però, perché così mi risulta difficile. Mi servono un paio di forbici. Ok, ce l'ho fatta. Andiamolo a vedere. Allora, la cosa che mi ha... oltre il packaging che li trovo stupendi, il formato è mini, parliamo di un grammo forse, non lo so, è davvero piccolo. E i colori mi sembravano anche molto interessanti. Questi tre rossettini erano al prezzo di 25-30 euro. Parliamo di rossetti super mini, ma anche la collezione sono meravigliosi. Poi trovo che... no, guardate, troppo belli. C'è questo rosso opaco, super opaco, che adesso andiamo subito a vedere. Wow, sembra un Ruby V,
un Ruby Woo con una stesura completamente diversa rispetto al Ruby Woo che sotto ci dobbiamo mettere un po' di oli. Bellissimo, vediamo magari i colori. Questo qui infatti si chiama Elson 2, è un matte infatti. Poi abbiamo questo qui che si chiama Soft Core, è sempre un matte, che è questo malva, infatti erano colori prevalentemente miei. Questo malva bellissimo, non sa di nulla, stupendo anche questo colore. Ed infine dovrebbe essere un rosa più chiaro, Executive Realness. No, invece è più scuro ed è dovrebbe essere un viola. No ragazzi, io mi sto gasando da morire con questi rossetti, ma sono meravigliosi, sono troppo belli. Wow, no vabbè, cioè pensavo di dovermene pentire perché temevo di non aver indovinato i miei colori, magari di trovare un bel nude, comunque un colore che si avvicinasse poco a quello che poteva sembrare. Invece no, cioè ci ho preso in pieno e quindi sono stra euforica e felice di questi prodotti, davvero non me l'aspettavo. E in realtà sono contenta di tutto quello che ho preso perché erano cose che erano nella mia wishlist da tempo, a parte questi rossettini che penso siano una box natalizia, prevalentemente natalizia, però le altre cose, bene o male, erano cose che volevo provare. Ci tenevo tanto anche a dirvi, a specificarvi che ho voluto prendere un brand italiano, quindi a sponsorizzare e anche a consigliarvi magari di acquistare brand italiani, anche se magari ho preso brand come Dior, Too Faced, ma comunque il mio pensiero è andato anche lì. Nulla, questo era tutto quello che ho preso. Ditemi che ne pensate di questo unboxing. Io sono molto soddisfatta e felice, non vedevo l'ora di mostrarveli e anche di poterli provare, vi devo dire la verità. E nulla, come sempre io vi chiedo di mettere un like al mio video, di iscrivervi al mio canale se non siete iscritte, ma di seguirmi anche sulla mia pagina Instagram rosacaggiano_basso, ve lo scriverò da qualche parte. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!